Ciao a tutti, oggi parliamo di Hunter & Field, di tiro di campagna. Vediamo qua i bersagli. Perché parliamo di Hunter & Field, di tiro di campagna? Perché negli ultimi tempi, porca miseria, sempre meno gente frequenta questa tipologia di gara, che è veramente l'università del tiro con l'arco. Le gare sono veramente molto belle, anche se, a dire la verità, sono un tantino impegnative. Ma di questo ne parleremo un po'. Secondo me quello che tiene un po' più distante sia i giovani, soprattutto i giovani, ma anche tutti i tiratori che frequentano normalmente l'indoor, che sono tantissimi quelli che frequentano l'indoor, sono forse le distanze sconosciute. Le distanze sconosciute effettivamente sono la metà, 12 in una gara Hunter & Field, 12 più 12, 12 sono le distanze, i bersagli sono posti a distanze sconosciute e 12 bersagli a distanze conosciute. Le distanze sconosciute, di cui non sappiamo l'effettiva distanza, non sta scritta sul picchetto di tiro, non sta scritta la distanza, vanno da 5 a 45 metri. Ovviamente divise in gruppi, i bersagli da 20 cm, che sono questi cosiddetti pidocchi, perché sono piccolini e a quanto pare non stanno mai fermi per non essere colpiti, sono posti da 5 a 10 metri. Poi abbiamo il 40 cm che viene posto a tra 10 e 20 metri, il 60 cm che è questo qua, lo vediamo, è tra 15 e 30 metri, e poi l'80 cm che viene posto fra 30 e 45 metri. E per l'appunto fra 30 e 45 metri effettivamente non è così semplice valutare la distanza. Sono 15 metri di differenza dove effettivamente si possono fare degli zeri. Oltretutto la distanza tra i 40 e i 45 metri è comunque una distanza molto tecnica, che non solo conoscendo la distanza si riesce a fare centro, ma bisogna anche saper tirare, effettuare i tiri appropriati. Oltretutto, come ben sappiamo, nel tiro di campagna Hunter & Field i tiri non sono tutti in piano. I tiri possono essere in salita, possono essere in discesa, possono essere dal chiaro verso l'oscuro o dallo scuro verso il chiaro. Quindi ci possono essere tantissime difficoltà che il bosco o la campagna mette a disposizione dell'organizzatore, del tracciatore, per complicare il più possibile la vita a chi deve tirare e rendere tutto sommato, alla fine, rendere interessante questo gioco. Ma come facciamo effettivamente a conoscere queste distanze sconosciute? Ecco, in questo breve video voglio spiegarvi come riuscire ad avere una buona strategia per stimare le distanze, quindi del 20 cm, del 40 cm, del 60 cm, dell'80 cm, nel loro range di distanza sconosciuta, con una certa tranquillità, senza uscire dalle regole e dall'etica sportiva, ovviamente. Quindi, facendo una stima con la propria attrezzatura, senza incorrere in sanzioni e rimanendo tranquillamente nella regola. Ovviamente qualcuno obietterà che lo spirito del tiro di campagna è quello di fare una valutazione senza usare nessuna attrezzatura. Non sta scritto da nessuna parte, questa regola non sta scritta da nessuna parte. Quindi la stima della distanza la possiamo fare indicando col dito per terra 5, 10, 15, 20 metri, è una parametrazione ovviamente non di precisione, oppure possiamo usare il nostro arco
nella normale sequenza di tiro, quindi in ancoraggio, sovrapporre una parte dell'arco al bersaglio e fare la nostra sequenza e fare la nostra parametrazione, ovviamente solo e sempre nella nostra normale sequenza di tiro, senza assolutamente modificare alcunché della nostra attrezzatura per ottenere delle facilitazioni nella parametrazione o nella stima della distanza. Come iniziare a stimare le distanze? Beh, abbiamo detto che possiamo stimare distanze utilizzando la nostra attrezzatura. Normalmente si usa il bottone. Si usa il bottone proiettando la visuale sul bottone e vedendo dall'inizio alla fine dove va a finire. Se controllate tra fidocchi, occhiali, 60 cm, 80 cm, alla fine quante cose ci sono da memorizzare, quante misure ci sono da memorizzare sul bottone. Beh, ce ne sono 15 o 16, ma vediamo che, tanto per cominciare, cominciamo a memorizzare le distanze massime. Ad esempio, lasciamo stare questi che fa ridere non riuscire a stimare fra 5 e 10 metri. Quindi dei 20 cm dei pidocchi non ci dobbiamo preoccupare. Cominciamo a stimare, vediamo e vedremo come, i 20 metri sul 40 cm, quindi 20 metri sugli occhiali. Poi stimeremo con la nostra attrezzatura i 25 metri sul 60 cm e i 30 metri, che è la distanza massima, e i 40 e i 45 metri sull'80 cm. Dove sarà più difficile, vedremo effettivamente che sarà lì la vera sfida. E alla fine abbiamo 6 misure, e con queste 6 misure già riusciamo a fare praticamente tutto. Quindi il 20 metri, la distanza massima degli occhiali, i 25 metri sui 60, i 30 metri sul 60 cm, il 40 sull'80 e il 45 sull'80. Ma i 20 metri sul 40 cm, il 30 metri sul 60 cm e il 40 metri sull'80 cm sono lo stesso parametro, sono la proiezione che avremo sul bottone sarà identica. Quindi da 6 dobbiamo solo più memorizzare 4 misure. Con queste 4 misure già possiamo tranquillamente affrontare la gara e possiamo riuscire già a non perdere frecce e a ottenere comunque dei buoni risultati. Poi col nostro addestramento, con l'addestramento possiamo tranquillamente vedere i 15 metri sul 40 cm, il 20 metri sul 60 e così via. Comunque vedremo che molte, siccome i bersagli sono per il 90% sono proporzionati, vedremo che alla fine riusciremo a stimare le distanze al metro, fino a 40 metri al metro, con solo 6-7 memorizzazioni. Una cosa da fare attenzione assolutamente è distinguere la visuale da 60 cm con la visuale da 80 cm. Molto spesso nelle gare tiro di campagna il battifreccia non è regolamentare, cioè non è quello da 122 cm. Uno può trovare o dei bersagli in materiale sintetico, quindi quadrati, che coprono tutto il bersaglio, o comunque dei bersagli, dei battifreccia da 80 cm, nel quale il bersaglio da 60 cm ci sta esattamente. Quindi è facile confondersi fra
una visuale da 60 cm e una visuale da 80 cm. Come fare a limitare i danni e a vedere ad accorgersi? Beh, innanzitutto, se siamo sfortunati che partiamo proprio da quella piazzola, dobbiamo fare attenzione ai chiodi che sono piantati sulla visuale. Vedremo che i chiodi che tengono insieme la visuale sono molto più grandi, quindi sono in proporzione molto grandi rispetto alla visuale. E questa verifica la possiamo fare durante i tiri di prova, perché normalmente si usano gli stessi chiodi per tenere la visuale. Quindi col 60 cm avremo dei chiodi più grandi, enormemente più grandi. Se è un 80 i chiodi risulteranno molto più piccoli. Questa è la condizione peggiore, cioè quando partiamo proprio da una piazzola nella quale può esserci un 60 a 30 metri e noi lo scambiamo per un 80 a 40 metri, perché i due parametri sono identici. Quindi è facile sbagliarsi, e sbagliarsi di 5 metri è veramente un dramma. Oppure possiamo scambiare un 80 a 40 metri per un 60 a 30 metri, a questo punto la freccia andrà nello zero basso, o comunque faremo un punteggio molto basso. Invece, se nel proseguo della gara la verifica dei due bersagli è molto più semplice, perché se dalla sosta riusciamo a vedere i nostri avversari, i nostri concorrenti che recuperano le frecce, ci accorgiamo che il 60 cm arriverà al ginocchio e l'80 cm arriverà al bacino, e quindi da lì ci possiamo tranquillamente capire se è un 60 cm o un 80 cm. Però allenatevi a verificare per l'appunto i chiodi, perché i chiodi veramente, se uno ci fa attenzione, le vede veramente di misure notevolmente diverse in proporzione al bersaglio. Un'altra cosa da vedere è che nel 60 cm le rosate sono molto più concentrate. Nel 60 cm, nell'80 cm sarà più o meno un colabrodo, perché non tutti saranno in grado di fare centro, e quindi la rosata sarà molto più sparsa. E da lì riuscite a capire se il 60 cm oppure un 80 cm. Allenatevi a questo, perché in gara se ne trovano, gli zeri sono sempre in agguato. Comunque ora avete una strategia per poter capire che tipo di bersaglio avete di fronte. Come detto, ora vedremo come utilizzare il bottone per parametrare. Non faremo altro che portare la visuale sul bottone, quindi metteremo dal lato riser l'1 a sinistra per arcieri destri, e andremo a vedere la fine del bersaglio dove si posizionerà sul bottone. Memorizzeremo questa posizione. Moltissimi, e qua ahimè viene assolutamente non considerata dalla classe arbitrale, moltissimi, e ne vedo tantissimi, modificano il bottone con delle torniture, per essere più precisi nella parametrazione. Questo è vietato, non è possibile modificare allo scopo della parametrazione la propria attrezzatura. Quindi, quando vedete bottoni con delle torniture intorno, beh, sappiate che quella persona ha modificato la propria attrezzatura per poter parametrare con più sicurezza. Io non lo faccio.
Molto bene, quindi abbiamo detto che posizioniamo questo punto sul dalla parte del riser e questo punto andremo a vedere questo punto dove va a finire, quindi la proiezione del bersaglio sul bottone. Questa è la condizione più semplice e più precisa, e lo dovremo fare ovviamente quando siamo in ancoraggio. Quando siamo in ancoraggio verifichiamo la posizione della visuale e da dove andrà a finire sul nostro bottone ne scaturirà la stima della distanza, senza nessuna modifica dell'attrezzatura, senza nessuna modifica della nostra sequenza di tiro. Ok, la World Archery assolutamente prevede questo atteggiamento, lo considera sportivo e quindi lo possiamo assolutamente fare. Nessuno potrà mai dirci niente, a meno che ovviamente non tiriamo fuori bigliettini. Io vedo tirare fuori bigliettini sulla linea di tiro, questo non è ammesso. Dobbiamo memorizzarci tutto. Andiamo in ancoraggio, stimiamo la distanza, scendiamo, facciamo i nostri ragionamenti e poi ovviamente sempre con la freccia incoccata, io adesso sempre con la freccia incoccata, sempre una normale sequenza di tiro. Molto bene, stimiamo la distanza, scendiamo, rinunciamo al tiro, questo lo possiamo assolutamente fare, è previsto da tutti i regolamenti, nessuno potrà mai dirci niente a meno che non causiamo indebito ritardo, ma questo non lo dobbiamo assolutamente fare. Non abbiamo modificato nulla della nostra attrezzatura, la proiezione, abbiamo controllato la proiezione del bersaglio sul nostro bottone e abbiamo fatto la nostra valutazione, dopodiché faremo il nostro string adeguato, anche qua senza controllare nessun promemoria, i promemoria sono vietati, possiamo portarci in gara solamente il regolamento o parte del regolamento, è l'unica cosa che possiamo consultare in qualsiasi momento, il regolamento, libro 1, 2, 3, 4 o qualsiasi parte del regolamento stesso, in qualsiasi momento della gara lo possiamo consultare, nient'altro. Una cosa che potete assolutamente, anzi una cosa che dovete assolutamente fare è quella di conoscere anche il range di distanze sconosciute del picchetto giallo e del picchetto rosso. Se non l'hai imparata a memoria, ecco un'occasione per potervi portare e consultare tranquillamente, senza nessun problema, il range di distanze possibili del picchetto giallo, del picchetto blu e del picchetto rosso, perché questa consultazione è una parte del regolamento e quindi la potete consultare in qualsiasi momento della gara. Non c'è un momento in cui non potete consultare parte del regolamento, lo potete consultare anche sulla linea di tiro, basta che sia una parte ufficiale del regolamento World Archery o del regolamento FITARC. Quindi, quando è che vi può venire utile conoscere anche il range di distanza del picchetto giallo e del picchetto rosso? Facciamo un esempio. Devo stimare una distanza di un 80 cm che sembra particolarmente distante. Provo a fare la mia parametrazione e non sono sicuro se è più o meno 40 metri, o è più vicino ai 45 o più vicino ai 40. Molto semplicemente mi volto, guardo dov'è il picchetto rosso, se sono furbo l'ho controllato prima, perché per arrivare al picchetto blu sono di sicuro passato nelle vicinanze del picchetto rosso, e guardando il picchetto rosso o avendolo controllato
controllato prima di recarmi sul picchetto blu, è all'incirca di 15 metri. Beh, è semplice, conoscendo che la distanza massima delle distanze sconosciute dell'80 cm del picchetto rosso è 55 metri, beh, 55 meno 15 è uguale a 40. Quindi quello che ho di fronte dal picchetto blu non può essere più di 40 metri. Ok? Quindi è sempre una buona idea quella di portarsi i regolamenti dietro, anzi, una buona idea è quella di impararli molto bene i regolamenti e prendere in considerazione tutti questi dettagli per far sì di sbagliare il meno possibile. Ok? Provate, scrivete nei commenti se non avete capito qualcosa e io vi risponderò sicuramente. E partecipate alle gare di tiro di campagna, sono molto belle. Ok? Grazie.